vero. Oggi vi dico qualcosa. Ma come ti devi dire? C'è il cuore di qualcuno. Allora non ci immaginare. Perché forse le parole. Perché sono un po' geloso. Ma ti amo per davvero. Si fa per l'autonomia. Ma ricorda che sei mia. Montediprocita.com, buonasera dal Laboratorio delle Arti, oggi 3 dicembre, giornata della disabilità. Qui con noi Antonietta Schiano, Mario Carannante, ai quali chiediamo subito. Allora Antonietta, la serata è andata benissimo, però volevamo sapere come è nata e come è stata organizzata. È nata già da 20 anni fa, ogni anno facevamo questa giornata che dedicavamo proprio alle persone con problemi e ogni anno c'è stato qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo e come dice il titolo della serata, insieme si può volare, quindi tutti insieme. A questo proposito voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito con grande disponibilità, con grande entusiasmo e speriamo di migliorare sempre e soprattutto che i problemi vengano affrontati. Allora Mario, come ha detto Antonietta Schiano, questa serata ha visto la partecipazione di numerose associazioni, molte persone hanno aderito, hanno dato il proprio contributo. Sei soddisfatto? Soddisfattissimo, perché posso dire che altre associazioni volevano venire, ma purtroppo per questioni di tempo, di orario, non abbiamo potuto accettarle. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, c'è stato anche un professionista, Nando Varriale, che è cabarettista. Pertanto ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima giornata di solidarietà. Abbiamo avuto il saluto da parte del console del Benin, il nostro concittadino Giuseppe Gambardella, del Comune di Baclo, Monte di Broce, ed inoltre abbiamo ricevuto il patrocinio morale del segretariato sociale della RAI, che è una cosa importantissima, pertanto per queste cose importanti ci siamo sempre. Grazie a voi, grazie Paco! E grazie soprattutto a montediprocita.com. Ciao! Ciao, ciao, grazie a Paco e montediprocita.com. Ciao, sempre in gamba! Niente, non farne
comunque.